Arriva. Sembriamo due finocchi qua sul letto, io e te da soli, così, eh? Luna, cominciamo a essere preoccupati. Se io e lui da soli sul letto non è il massimo. No? No, no. Allora, amici, sono qua, come ho detto prima, con due attori, uno famosissimo, Franco Tetralance, che sicuramente l'avete già visto in altre Anche io e scene, te ci siamo già visti qualche tante volte, volta. e poi c'è Matteo, un nuovo ragazzo italiano. Vi voglio dire che questa è una scena molto importante perché è una DP, una doppia, quindi non è molto facile. Ma noi ci impegneremo Oh, ci puoi moltissimo a fare giurare che questa ci doppia, impegneremo vero? E allora moltissimo. cominciamo. Va. Oh, ecco il dottore, finalmente. Vediamo che cosa c'è. Prego, prego, dottore, accomodatevi. Ah, finalmente. Signor Finalmente. Roberto, Salve, sta salve, tutto salve, prego, bene? si accomodi. Ero molto preoccupato per questa ragazza. Questa fanciulla, io non capisco. È strana, si trucca, poi la vedo ammalata con la febbre, poi si sente. Non capisco. Tra l'altro noi la vediamo in giro per il paese, no? Con gli studenti, i Con gli compagni di studenti. università. Va anche sempre in chiesa, eh? Oh, Ah, sì, è una ragazza molto, molto si vede a che è una posto. ragazza sveglia, piena di sani principi. A scuola? Sicuramente prenderà tutti i 10 a scuola. I Quindi, professori saranno vi prego, aiutatemi perché io da solo non ce la faccio. Non ce la faccio a reggere una certa età, non ce la faccio a Io seguirla. presumo siano dei disturbi di natura psicosomatica. Dottore, lei è un luminare, il meglio di dirlo. Dov'è la camera? Allora, vi faccio vedere la Sì. strada per di là, prego, Sì. prego. Io vi aspetto qua, mi Sì, ci raccomando. vediamo fra Certo, certo. un po'. Monella, dici che disturbi ti senti? Mi fa male qua, dottore. Allora, si sa niente di nuovo? Ho incontrato Francesco, che come prevedevi mi ha indirizzato verso Caterina. Avevo ragione, che stronzetta, la tipa. Una figlia di puttana. E comunque mi sono finto un interessato all'acquisto di armi. Ne ha una tonnellata, mi ha fatto vedere una partita di fucili a non finire. Però, al di là delle armi, Droga? niente. Ma come niente? Niente, cioè io ho provato a tastare il terreno, armi, punto. Devi basarti tutto su Francesco, stargli dietro perché è lui il fulcro della situazione. Cioè, non è che mi fai perdere una settimana per niente. No, che non ti faccio perdere la settimana per niente.